diciamo la verità, poco più di una settimana fa Daniele Segre ha ricevuto una medaglia, un premio, addirittura dal Presidente della Repubblica, niente di meno che al Quirinale. Come dire, non è un novellino, i premi, del resto ne ha avuti tantissimi nei vari festival, e però sono d'accordo con Amelio che questo premio è un premio molto più ambito, molto più importante, soprattutto perché è conferito dal Museo del Cinema, dall'Associazione Adriana Prolo, è intitolato ad Adriana Prolo, e che è un personaggio molto particolare per il cinema, è stata fondatrice del museo, inventrice del museo, potremmo dire protagonista di una stagione del cinema torinese, senza il quale forse a nessuno a Torino sarebbe venuto in mente di fare del cinema, forse neanche a Daniele. E oltretutto un premio intitolato a una persona molto vicina a Daniele, tant'è vero che Daniele Segre ha fatto un film su Adriana Prolo, un film dedicato a lei, con un titolo molto significativo, Occhi che videro. Un bel titolo, Occhi che videro, perché questo proprio era Adriana Prolo, qualcuno che aveva visto là dove altri non vedevano e che ha visto lontano. È un documento sull'esperienza di vita di Adriana Prolo, il primo documento biografico che credo tu abbia fatto, Daniele. Poi ne ha fatti molti, è diventata quasi una specializzazione di Daniele Segre di parlare delle persone, di fare dei film biografia, Lisetta Carmi, l'editore Rischi, Morandini, Je m'appelle Morando, poi ci sono anche io, ma questo è un altro discorso. Il premio è importante anche fra l'altro perché questo premio è stato ricevuto da registi tutti un po' speciali, da Giuseppe Bertolucci, che purtroppo ci ha abbandonato così precocemente, e poi da Marco Bellocchio, e poi da Gregoretti, e poi da Montaldo e da altri. Ora, ripeto, se si pensa che anche Daniele ha avuto anche altri premi al Festival di Venezia, al Festival di Rotterdam, al Cinema du Réel, al Festival di Annecy, tutte queste medaglie, mi è venuto in mente che sembrerà il generale Petreus, quello che adesso ha passato dei guai, ma che avete visto che giacca che aveva con tutti quei listini, le medaglie, eccetera. Capisco che non ti si addice a te come stile di abbigliamento, ma effettivamente ne hai avuti troppi. Le difficoltà di Daniele non sono con i premi, sono con il mercato. Non credo che ci sia un premio del mercato, il mercato premia in altre forme, in altri modi. Ecco, perché io credo, ho raramente visto una persona più rigorosamente estranea alla logica, alle tentazioni, al fascino, alle lusinghe del mercato. Nel senso che Daniele sceglie sempre i temi del suo cinema quando ritiene suo dovere di parlare di questi temi, non quando pensa che il mercato sia in qualche modo propenso ad accettare, ad accogliere quella tematica. I temi sono difficili, i suoi, il tema forse più importante della sua cinematografia è il lavoro, e questo dà un'importanza particolare al suo cinema, in un'epoca, in un momento in cui il lavoro è dimenticato, è diventato invisibile, e gli operai si pensa che siano soltanto esistiti nel secolo passato, che oggi sia una specie ormai estinta, per cui i film di Daniele sono per l'appunto dei film considerati archeologici. Tanti film sul lavoro, Dinamite, Minatori Sardi, Azuba de su Serbatoio, altro film sulla Sardegna, il lavoro in Sardegna, Morire di lavoro, l'ultimo, Sic Fiat, ma anche altri temi complessi, penso a quelli sull'handicap, una serie, ma uno che voglio ricordare perché è un film sull'handicap delicatissimo, sui sentimenti, su che cos'è l'amore
fra i ragazzi down, e si chiama A proposito dei sentimenti. E quindi sofferenza, emarginazione, difficoltà, sin dall'inizio dei film di Daniele, che ha cominciato con un film che si chiamava Perché droga, e poi ha continuato con Vita da ballatoio, e così via. E però, intendiamoci, bisogna poi capirsi, non è che Daniele sia lì a scrivere, a fotografare il sociale, lo fa con acutezza, con poesia, con ironia, il contrario della propaganda, del volantino. E poi va in questa condizione, diciamo, di difficoltà adesso, per il mercato, non è solo di Daniele, è di tutti quelli che fanno documentario, tutti quelli, perché come sapete è sempre difficilissimo, salvo al Festival di Torino, di vedere il cinema del reale. Ora un po' sta riemergendo il cinema del reale, e siccome Daniele è stato ed è ancora un maestro di cinema, che ha insegnato e nella sua casa di produzione I Cammelli e anche al Centro Sperimentale e anche in una serie al Pisa, nelle Marche e così via, io credo che tu debba essere orgoglioso, perché il cinema del reale sta riemergendo, non solo perché ci sono molti più documentari di prima, anche se restano così estranei al mercato, ma perché il cinema stesso, quello di fiction, nelle ultime stagioni è sempre più stato vicino al cinema della realtà. Del resto io credo che ci sia molta confusione nel parlare di cinema o documentario. La vera distinzione non è fra fiction e documentario o cinema della realtà, già cinema della realtà è molto migliore come espressione, cioè tra il reportage giornalistico e il cinema, tout court. Il documentario giornalistico non è documentario, è giornalismo, il reportage è giornalismo, quello sì che non è arte, perché fotografa nell'immediatezza un evento, mentre il cinema passa il tempo, non è immediatamente colto nell'istante in cui quel fatto avviene, e il tempo è lo spazio per la soggettività, l'interpretazione, la rielaborazione dell'artista. Io credo che questa distinzione bisogna tenerla ben ferma quando si parla di documentario, e forse sarebbe meglio di tutti non chiamarla più documentario per niente, chiamarlo cinema, è una forma di cinema che si ispira alla realtà, ma ormai anche il cinema della fiction lo fa, e non è quella la distinzione, è là dove c'è soggettività e rielaborazione e invenzione e creatività. Da questo punto di vista il cinema di Daniele Segre è, io credo, un grande cinema, e io sono molto fiera di essere stata chiamata qua a dargli non solo il Presidente della Repubblica, ahimè, ma il premio è più importante, molto più importante, e quindi sono molto onorata di darti il premio, che però non so dov'è. E questo, caro Daniele, vediamo una delle sue prime opere, Maria la Paloma Bianca, beh, insomma, non proprio primissima, ma però parecchi anni fa. No, io volevo solo dire due cose. Intanto vorrei ringraziare veramente l'associazione Maria Adriana Prolo per questo riconoscimento molto importante che mi onora, in particolare nella città dove vivo e dove lavoro e dove ho creato la società I Cammelli con la quale produco i miei film. Vorrei ringraziare la mia famiglia e tutti gli amici che mi vogliono bene e che mi, come dire, sopportano. Ecco. Mancava la parola. Quindi grazie veramente di cuore a tutti, e spero di ritornare qui a prendere un altro premio. Grazie.